Professore Falcone, il presidente dell'ENAC, l'avvocato Pierluigi Palma e il comandante dell'aeronautica militare e il comandante di Sigonella, che ringrazio per ultimo ma per primo in realtà per l'enorme supporto che ci ha dato e che ci ha consentito questa mattina ieri notte stesso, di poter utilizzare questo terminal che abbiamo realizzato e che è pienamente operativo già dalle prime ore di questa mattina. Abbiamo, rispettando il cronoprogramma, riavuto consegnato e bonificato per tutta la parte operativa il terminal A, che dall'azienda americana e delle altre aziende che si sono occupate della bonifica un secondo dopo e non un istante dopo dalla consegna a noi dello stesso terminal A, della disponibilità, lavorando con turni H24, abbiamo bonificato tutta la parte operativa. Attendiamo quindi soltanto le autorizzazioni necessarie per la riapertura e per le quali noi potremmo riessere operativi anche con il terminal A sostanzialmente oggi o comunque nei prossimi giorni, subito dopo che ci vengono date le necessarie autorizzazioni. Attraverso queste e attraverso il terminal, ripeto, che si è fatto con la grande collaborazione del comandante Sigonella, noi siamo comunque tornati a 7 voli per ora, quindi 7 più 7, garantendo così la disponibilità già da oggi ai passeggeri per arrivare assieme all'altro scalo di Comiso, che sta lavorando benissimo e che abbiamo testato anche su questo, a garantire all'incirca l'80% del totale dei passeggeri che si fanno in questo periodo. Siamo ovviamente consapevoli dei disagi, ce ne siamo scusati dal primo momento, abbiamo lavorato e continuiamo a farlo in emergenza, un'emergenza che di certo non abbiamo determinato e che comunque ci ha visto lavorare in pieno accordo con ENAC per dare subito soluzioni ai passeggeri, e quindi mi riferisco al fatto che si sia messa a disposizione, grazie all'intervento del Presidente Schifani e all'aiuto dell'Assessore Aricò, un piano importante di mobilità attraverso ovviamente tutti quanti i pullman che sono stati messi a disposizione. Solo ieri ne abbiamo utilizzato, abbiamo fatto oltre 140 corse. E quindi abbiamo messo a disposizione dei passeggeri, a spese nostre e non delle compagnie, tutti questi pullman che hanno preso costantemente i passeggeri o dall'aeroporto di Catania o li hanno accompagnati ovviamente negli altri aeroporti, che sono stati quelli di Comiso, che ovviamente è il nostro, piuttosto che quelli di Trapani e Palermo. A questi ultimi ovviamente, Presidente, va la mia enorme gratitudine di tutto il nostro personale, perché si sono fatti anche carico di una parte importante di sforzo ulteriore rispetto alle loro normali standard. Segnalo e sottolineo come comunque, nel limite del possibile, noi abbiamo cercato di contribuire anche aiutando questi scali, perché è stato trasferito parte del nostro personale, dei nostri handler, ovviamente a supporto dei colleghi che ci hanno aiutato. Presidente, questa è la... Se posso aggiungere qualche parola, innanzitutto rinnovando le scuse ai passeggeri, perché credo che effettivamente il disagio dei passeggeri è stato enorme e chiaramente a loro vanno le scuse, in una situazione chiaramente in cui comunque l'assetto istituzionale ha saputo dare delle risposte. Scusa. Sin dall'inizio abbiamo avuto incontri con il Ministro Salvini, a cui ho detto che evidentemente d'intesa con il Presidente della Regione avremmo seguito chiaramente il ripristino delle attività. Non più di qualche giorno fa, neanche una settimana, abbiamo fatto un'ultima riunione con il Ministro Salvini, a cui evidentemente abbiamo comunque rappresentato che nel giro di pochi giorni saremmo tornati a 7 movimenti, e 7 movimenti ci siamo arrivati, il che significa sostanzialmente che su un programmato di 40.000 passeggeri più o meno di media giornaliera a Catania, 26.000 da oggi sono riprotetti su Catania, 6.000 su Comiso, il che dà anche l'idea che nel prosieguo ci può essere un sistema integrato sicuramente molto importante anche in termini infrastrutturali, e quindi ci sono anche elementi positivi in questa situazione. È altresì evidente che c'è tutta un'attività poi da seguire, e chiaramente anche questo nei giorni scorsi, il 17 luglio, quindi effettivamente quando già c'era una situazione di difficoltà,
c'è una valutazione di impatto ambientale positiva dal Ministero dell'Ambiente che permette chiaramente di sviluppare gli investimenti e quindi solo dopo 2 anni, credo, che era stata mandata la valutazione di impatto ambientale, oggi abbiamo anche l'ok per avviare attività infrastrutturali che chiaramente sono assolutamente necessarie per garantire il traffico che oggi c'è chiaramente nell'ambito aeroportuale. Io ho poco altro da aggiungere se non anche il tema della privatizzazione, che ho visto che è un elemento che è venuto fuori, in cui chiaramente l'ENAC saprà della privatizzazione se e quando poi ci verranno trasmesse le richieste da parte della società, quindi è tutto chiaramente nei termini che la legge indica e quindi con misure trasparenti questo potrà essere sicuramente avviato e l'ENAC svolgerà il proprio compito di vigilanza. Infine, chiaramente va ancora un ringraziamento innanzitutto al Presidente Schifani, perché senza il Presidente Schifani avremmo avuto sicuramente maggiori difficoltà nel poter avere relazioni istituzionali che chiaramente hanno garantito questa ripartenza. Chiaramente tutto questo poi va anche all'Aeronautica Militare, in particolare lo abbiamo visto, e quindi sempre grazie al Governatore Schifani abbiamo avuto un'interlocuzione positiva con il Ministro Crosetto e quanti altri. Ecco, io credo che la visita istituzionale di oggi, anche quello ho detto al Ministro Salvini che sarebbe venuto oggi a ricevere il Governatore Schifani qui a Catania, credo che voglia rappresentare anche un elemento di riscatto di un aeroporto che chiaramente, pur nella difficoltà evidente, nel giro di 2 settimane riparte e che chiaramente sicuramente secondo me è un grande successo, continuando a chiedere scusa ai passeggeri che evidentemente in queste 2 settimane hanno sofferto non poco. Grazie. Colonnello Di Francesco. Buongiorno a tutti. Noi come Ministero della Difesa, in linea con le indicazioni del Ministro Crosetto, ci siamo messi subito a disposizione per dare il massimo supporto allo scalo catanese, sia offrendo le capacità e le strutture dell'aeroporto di Sigonella, ma poi dal primo minuto elaborando delle soluzioni altrettanto efficaci che hanno potuto permettere di alleviare i disagi e di diminuire la pressione che lo scalo catanese dall'incendio in poi ha subito. Come Aeronautica Militare ci siamo resi disponibili immediatamente, abbiamo individuato insieme alla società aeroportuale quella che era la soluzione più efficace, quindi installare delle tensostrutture che hanno permesso sicuramente di alleviare i disagi che i passeggeri possono avere subito in questi giorni, fino ad aver messo in piedi quella che è la più grande tensostruttura che oggi il Presidente ha potuto vedere pienamente efficiente ed efficace, che ospita un piccolo terminal di circa 500 metri quadri che permette di avere potenziato le capacità di check-in, imbarco passeggeri e controlli di sicurezza. Pertanto io sono orgoglioso della squadra dell'Aeronautica Militare che ha lavorato senza soluzione di continuità. Ringrazio ovviamente il Presidente Schifani, il Presidente Di Palma, che hanno riconosciuto il grande lavoro che la difesa ha fatto, rispettando insomma quella che era la disponibilità e il supporto che il Ministro Crosetto aveva offerto sin da subito. Grazie. Innanzitutto buongiorno, io sono venuto qui quel martedì famoso, no? Il martedì che triste ha dato luogo a quei fenomeni ai quali assistito anche voi. La Sicilia è stata colpita violentemente da incendi indiscriminati di mano criminale. E quella è stata una giornata naturalmente che non dimenticherò mai. Eppure in quella giornata abbiamo sentito il dovere di venire per dare una mano, contribuire, perché credo che in questi momenti si misura anche la tenuta delle istituzioni. Cioè in momenti di emergenza le istituzioni credo che siano tenute, per come lo sono nel nostro Paese, a stringersi attorno tra di loro per risolvere le esigenze degli italiani, fare squadra. Il nostro sistema è salvo, è sano, il nostro sistema democratico è forte e poggia su gambe di responsabilità. E il principio della responsabilità che governa il funzionamento delle istituzioni oggi e anche prima ci porta ad essere tra di noi solidali, a lavorare tutti attorno a un tavolo per scongiurare da un lato l'emergenza incendi,
dall'altro lato l'emergenza Catania. E in questi principi io credo tanto. E siamo tornati qui per collaborare, per dare una mano, chiedendo scusa d'altronde, come è stato fatto dai miei predecessori negli interventi dei passeggeri, i quali sono sottoposti a situazioni non piacevoli con questo caldo. Per fortuna non abbiamo più il caldo sariano, quantomeno un minimo di... E nello stesso tempo anche garantire loro una funzionalità di atterraggio, di partenza da una città che avevano individuato come meta di partenza e di arrivo. Io stamane ho ringraziato personalmente, e intendo farlo qui pubblicamente, il ministro Crosetto, che è stato sempre vicino a questa emergenza, ci ha dato la disponibilità attraverso l'aeronautica, che ringrazio, di fare tutto quello che si poteva fare. Quando io l'ho chiamato quella domenica sera chiedendogli la disponibilità di Sigonella, chiaramente ha preso del tempo perché doveva confrontarsi con i suoi e anche con la base militare. Dopo un quarto d'ora mi ha telefonato, mi ha detto Presidente, ti do Sigonella. C'era la disponibilità totale. Poi la questione tecnica non ci ha potuto consentire di utilizzare la pista, perché la pista anche a Catania c'è, mancano i terminali che non ci sono nemmeno a Sigonella, ma ove ci fossero stati avremmo addirittura potuto utilizzare la base militare, non impedendo naturalmente l'attività istituzionale dell'aeronautica. E quindi un ringraziamento di cuore mi va all'inizio di questa conferenza al Ministro della Difesa, alle Forze Armate, nelle quali ho sempre creduto. Io ho fatto il militare da giovane, da sottotenente all'aeronautica, quindi sono rimasto legato anche a questo corpo, non senza nulla malpensare degli altri che sono strategici, marina, l'esercito. Quindi, quindi questo inizio di relazione, ecco, mi sento il dovere di ringraziare. Poi un ringraziamento particolare anche al Ministro dei Trasporti. Il Ministro dei Trasporti, l'ho detto in passato, in epoca non sospetta lontano da questo incendio, l'ho detto e ripeterò, la Sicilia non ha mai avuto un Ministro dei Trasporti così vicina alle esigenze infrastrutturali del nostro territorio. L'ho detto tante volte, il Ministro Salvini è un Ministro delle Infrastrutture che la Sicilia non può dimenticare, perché non solo è attento alle tematiche di sviluppo infrastrutturale, ma come si sta interessando e battendo per la realizzazione del ponte sullo stretto, ma non soltanto per quello, perché ci siamo confrontati con il Ministro Salvini per potenziare le infrastrutture complementari e collaterali alla realizzazione del ponte. E quindi trovo un Ministro col quale dialogo serenamente, con responsabilità reciproca, e lavoro veramente bene, lavoro nella qualità, non a titolo personale, a nome dei siciliani. E ribadisco che sulla realizzazione del ponte la Sicilia, qui abbiamo l'assessore al bilancio Marco Falcone, farà la sua parte anche sotto il profilo finanziario, nei limiti delle disponibilità dei fondi extraregionali, ma non rimarremo assenti sugli sforzi che sta ponendo in essere il Ministro Salvini. Bene, mi sento costantemente un Ministro dei Trasporti che evidentemente segue da vicino, lo informa chiaramente il Presidente dell'ENAC, che ha più titolo perché è un ente che dipende dal Ministero dei Trasporti. L'ENAC dipende, è correlato al Ministero dei Trasporti, al di là della Presidenza del Consiglio, è funzionale, ed è un ente del quale io credo che gli italiani possono essere orgogliosi, perché il nostro sistema di controllo aereo in senso lato è uno dei migliori del mondo. Uno dei migliori del mondo. Questo ce lo invidiano anche altri partner stranieri, tanto, ma è sotto gli occhi di tutti. Non ricordo, a misura d'uomo, disfunzioni, anomalie relative al funzionamento di questo ente, ma non di questi anni, parlo dei decenni da quando è stato fondato. Quindi io sono in contatto anche, ripeto, con il Ministro Salvini, che segue da vicino la tematica, con il senso di responsabilità che lo contraddistingue, e con il riservo che si deve evidentemente in misure in momenti del genere. Oggi la situazione certamente è cambiata, è meglio. L'apertura del grande centro operativo di 500 metri quadri, condizionato, con aria climatizzata, consente, come ha detto il Presidente Di Palma, da passare da 5 a 7 voli all'ora, atterraggi e decolli, quindi 14 in tutto. E siamo ormai ad una svolta, ci si avvia velocemente verso la normalità, diciamolo pure. Ormai ho visitato anche il terminal A, è completo, realizzato. Adesso soltanto il tema delle corrette e doverose autorizzazioni, che io mi auguro possano essere, nel rispetto delle procedure e anche del merito,
rilasciate al più presto. Per quanto riguarda gli enti che, non dico dipendano, sono collegati alla Regione, già mi sono fatto carico di incontrarli a brevissimo per sollecitare da un lato, ripeto ancora, nel rispetto un attimo del merito dei nulla osta. Però ecco che si faccia presto, credo che che sia doveroso da parte mia chiedere l'interesse non solo dei siciliani, non solo, ma anche di tutti quei turisti che intendono venire, tutti quei turisti che intendono venire, partire ed arrivare dalla Sicilia. Quindi noi faremo la nostra parte come abbiamo fatto. Io ringrazio il Presidente Di Palma e chi ha ricordato lo sforzo della Regione. Abbiamo messo a disposizione tanti pullman dell'AST, società regionale, totale controllo regionale, per collegare Trapani, migliaia di persone che erano state dirottate a Trapani nei giorni caldi per riportarli a Catania e poi in maniera tale che loro proseguissero il loro viaggio. Ringrazio l'AST che martedì scorso era qui. Ringrazio tutte quelle strutture regionali che hanno risposto bene ad un appello dove io credo che non possa che condividersi l'esigenza della solidarietà, solidarietà sociale, solidarietà politica, solidarietà istituzionale. Poi, sistemato questo aspetto, ci sarà tempo. Le istituzioni, gli organi preposti all'attività di vigilanza e di indagine valuteranno quali sono state, come sta facendo già la magistratura, la causa dell'incendio, valuteranno altro quali le dichiarate, denunziate disfunzioni in relazione all'atteggiamento della SAC, cui va, per quanto mi riguarda, la massima solidarietà, perché è una struttura che è stata stressata su un tema al quale non era deputata. Perché la società di gestione, come la GESAP di Palermo, come l'Airgest di Trapani, sono deputate ad una funzione, che è quella di assicurare il trasporto aereo. Quando si verifica un'emergenza del genere, si va fuori schema e quindi bisogna lavorare secondo nuovi parametri, ma rispettando delle regole interne. E poi se ci si stressa dinanzi a fenomeni imprevedibili, è normale che ci possa essere qualche tensione, qualche incomprensione, qualche stanchezza che può portare magari a qualche atteggiamento di tensione, di non serenità nell'approccio anche con i passeggeri. Però, ripeto, ancora una volta, ormai siamo verso la normalizzazione e ne sono veramente contento, perché ho registrato in Sicilia come il quadro istituzionale relativo alla funzionalità del trasporto aereo abbia reso. Devo ringraziare l'ENAC in persona del suo presidente e tutte le strutture ENAC per la vicinanza e la presenza, oltre alla vicinanza del presidente Di Palma, che martedì scorso, quando abbiamo fatto una call con il ministro Salvini, era collegato da Roma, ma c'era. Quindi l'ENAC c'è sempre stata in chiave collaborativa, anche ispettiva, ci mancherebbe, perché il ruolo è quello di ispezionare e collaborare. L'ispezione non deve essere finalizzata soltanto a sanzionare, l'ispezione deve essere finalizzata anche a correggere eventualmente o eventualmente ad autorizzare se non c'è nulla di male. Ecco, quindi io rientro a Palermo diciamo soddisfatto di questa giornata, era mio dovere farlo, l'ho sempre detto, sono in continuo contatto, inutile dirvi, anche con il Presidente dell'ENAC, con l'amministratore unico della SAC, col Presidente della SAC, Giovanna Candura, conosco da tempo, perché la veicolazione delle notizie, delle tematiche, credo che in momenti del genere sia obbligatorio. Mi confronto anche con i miei assessori, qui c'è Marco Falcone, che è vostro conterraneo, che è assessore al bilancio, che ci ha dato anche una mano nell'interlocuzione con le istituzioni regionali. E ci occupiamo anche, voglio dire, oggi sul giornale, un quotidiano siciliano, la Sicilia, è stata pubblicata una mia intervista sui termovalorizzatori e lì stiamo lavorando velocemente. Devo ringraziare pubblicamente l'assessore Di Mauro per lo grande sforzo che sta realizzando. A settembre-ottobre avremo la norma modello Gualtieri che autorizzerà la realizzazione di queste strutture in chiave più veloce rispetto alla ordinarietà. Stiamo correndo, potenzieremo questo assessorato che è più lacunoso rispetto ad altri assessorati di personale. Voi sapete il tema della Sicilia con dei buchi purtroppo di organico derivanti da accordi che sono stati stipulati correttamente da miei predecessori nei confronti del Governo nazionale per ridurre la spesa. Abbiamo in questa ottica chiesto al Ministro
progetti di poterci consentire l'assunzione di 300 agenti forestali per la tematica antincendio. Abbiamo alcuni fronti aperti, ma stiamo cercando di gestirli con senso di responsabilità e possibilmente lavorando in silenzio, che è quello che l'abitudine che io sono portato a porre in essere sempre. Lavorare e poi dichiarare quando vi è l'esigenza, quando vi è il risultato. Grazie.